Buongiorno! C'è una formazione un po' strana in questo video. Veloci, mandiamo la sigla e poi vi spiego. Allora, cosa succede? Sarà un vlog stranissimo. Perché? Intanto Alessia non c'è perché a lavorare, io sono scappato, lei purtroppo non è potuta scappare dal lavoro, siamo con la mia mamma e il mio papà. Roberto. Esatto, rifatto dal vivo, è diventata famosa questa cosa, eh? È la mia mamma, Lorella. Qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio, questo. Buongiorno meraviglie, ho il piacere di invitarvi insieme ai vostri genitori venerdì 22 dicembre alle 17:30 a San Giovanni Lupatoto, vicino al centro commerciale. Al circo Cesare Togni, vi aspetto. Allora, cioè lui va in giro, io devo andare a lavorare, non posso andare al circo, non è giusto. Grazie per l'invito a Davide Padovan e a tutto il circo Togni. Ci sarà Michael a fare le veci di Red Lace, mi raccomando divertitevi con noi alla scoperta del circo. L'evento di oggi è molto molto particolare. Perché? Intanto perché andiamo a vedere la famiglia Togni, che non devo stare a spiegarvi quanto famosi siano nel mondo circense e nel mondo in generale. Ma oggi c'è un evento molto molto particolare. La famiglia Cesare Togni ospita dopo 40 anni la famiglia Oscar Togni sotto lo stesso chapiteau. Per due giorni, tra cui uno oggi, si troveranno nello stesso chapiteau e faranno uno spettacolo assieme. Quindi un evento veramente veramente raro. Deve essere una figata. Cosa succederà? Non lo so. Adesso lo scopriremo. Intanto volevo ringraziare il nostro Davide che ci ha ospitato. Acqua e sapone, guarda come sono cucinato. Pronto? Prontissimo. Prontissimo. Adesso vado a cambiarmi. Mi hai fatto un regalo stupendo. Voi me l'avete fatto il regalo. Non vado al circo da tantissimi anni e oggi siamo al circo Togni. C'è un regalo stupendo. Adesso vi faccio vedere un po' in giro, eh. Andiamo a sbirciare un po' in giro grazie al nostro Davide. Il circo Cesare Togni, dove ci troviamo oggi, ha una storia molto molto importante, come tutta la famiglia Togni. Per spiegarvelo bene dobbiamo fare una clip un po' specifica, quindi torniamo un attimo a casa, va? Cercando un po' in giro sulla storia della famiglia Togni, andiamo indietro fino al 1872, dove Aristide Togni fondò il primo circo Togni. Il circo Aristide Togni andò avanti fino a 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1951, nei primi anni del dopoguerra, avvenne la prima grande scissione della famiglia Togni. I due figli, Ercole e Ferdinando, si divisero e fondarono due circhi Togni completamente separati e proseguirono la carriera in autonomia. Nonostante le scissioni, il circo Togni è tra i circhi più rinomati nel mondo e tutti gli artisti della famiglia Togni sono conosciuti e visti ancora oggi in tantissimi circhi, non solo del nome Togni. Arrivando ai giorni nostri, il circo Cesare Togni è ancora uno di quelli che possiamo apprezzare ai giorni nostri ed è quello dove siamo noi oggi. Vi do una chicca che ho imparato anch'io da poco. Ho scoperto una cosa molto interessante, ovvero il termine tecnico del tendone del circo, perché noi tutti lo chiamiamo il tendone del circo, ma in realtà si chiama chapiteau. La tecnologia dello chapiteau è una tecnologia che è nata nel XIX secolo, perché prima di questo gli spettacoli circensi venivano eseguiti in dei teatri permanenti o dei piccoli teatri costruiti in legno, insomma dei teatri temporanei. Invece la tecnologia del chapiteau permette al circo di andare in scena molto molto rapidamente, oltre che molto suggestiva. Vabbè, ho parlato anche troppo, ora lasciamo la parola agli artisti, i veri protagonisti. Produzione!
here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. La giornata di oggi è stata assolutamente spettacolare e vorrei aprire un capitolo prima di chiudere il video sugli animali. Gli animali che in questo periodo è polemica su ogni fronte, gli animali stanno bene. Io li ho visti, sono animali felici di giocare con i loro addestratori, con i loro padroni, perché ricordiamoci che per loro gli animali sì, lo vivono come un lavoro, ma è un gioco. Sono animali nati in cattività, cresciuti all'interno del circo che fuori, rimessi in natura, morirebbero. Quindi a tutti quelli che attaccano i circhi, fate una bella cosa, andate al circo, vivete la magia che abbiamo vissuto oggi e vedete che questi animali stanno bene e soprattutto mettetevi in chiaro, in testa, che in natura morirebbero, quindi il loro posto migliore è lì. Fate pace e lasciate che questi animali si divertano e facciano divertire noi. Siamo arrivati alla fine di questo video. Allora, dica. Non fai la prima donna, fai tutto tu, allora, facci io il video finale, va bene, visto che tu vai in giro e vado a lavorare. Va bene. E chi porta i soldi a casa, poi dicono gli uomini. Allora, comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche, commentate, condividete, fate di tutto. Visto che io non sono venuta e c'è fino al 28 gennaio, sì, mi porti. Va bene, quindi okay. Circo Cesare Togni a San Giovanni Lupatoto lo trovate fino al 28 gennaio, poi andate nella loro pagina Facebook, trovate tutti i loro tour. Che mettiamo qua sotto. Esatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.